La figura di Licio Gelli è fra le più singolari e inquietanti del dopoguerra. Licio Gelli nasce a Pistoia nel 1919. A 18 anni partecipa come volontario alla guerra di Spagna. Nel 1942, durante la seconda guerra mondiale, lavora nella federazione fascista di Cattaro in Montenegro. Dopo l'8 settembre torna a Pistoia, dove intrattiene rapporti di natura controversa con il comando tedesco e con alcuni esponenti locali di formazioni partigiane a indirizzi politici divergenti, monarchici e anarchici. Nel 1948 diviene segretario del deputato democristiano Romolo 12, con il quale collaborerà a lungo. Quindi entra alla Permaflex, dove fa rapidamente carriera, fino a diventare direttore dello stabilimento di Frosinone. Nel novembre 1963 si iscrive alla massoneria. Alla fine del 1971 viene nominato segretario organizzativo della Loggia Propaganda 2, di cui in breve tempo riesce ad incrementare notevolmente gli iscritti. Nel dicembre 1974 la Loggia Propaganda è sciolta, ma nel 76 Licio Gelli, superando l'opposizione del Gran Maestro Lino Salvini e dei maestri venerabili delle altre logge, ottiene la costituzione di una nuova formazione, indicata come Loggia P2, interamente nelle sue mani e a sua esclusiva disponibilità, come accerterà poi il Comitato dei Saggi. Personalità di grande interesse tra i nuovi iscritti è il generale Giovanni Allavena, ex capo del SIFAR, il servizio segreto militare protagonista di grandi episodi di deviazione a sfondo golpista negli anni 60. Nella sentenza della Corte d'Assise per la strage alla stazione di Bologna si afferma che la capacità di intervento del venerabile non avrebbe potuto espandersi in maniera così ampia senza aver acquisito, è scritto testualmente, quel formidabile strumento di controllo, quella formidabile leva di ricatto costituita dai fascicoli del SIFAR. I fascicoli raccoglievano notizie riservate su dirigenti politici, sindacalisti, finanzieri, industriali, giornalisti, sacerdoti ed altre categorie di cittadini più o meno importanti. Si afferma che parte dei fascicoli fosse custodita da Gelli in Uruguay, dove nel maggio 1981 sarebbe stata sequestrata dal servizio segreto di quel paese. Soltanto 16 di questi fascicoli sono stati recuperati e risultano agli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2 che ha chiuso i suoi lavori nel 1984. È sicuramente documentato, si legge nella relazione di maggioranza della stessa commissione, un coinvolgimento significativo di uomini della loggia nel golpe borghese. Gli anni che vanno dal 1976 all'81 segnano il periodo cruciale nella storia della P2. Viene redatto il cosiddetto Piano di Rinascita Democratica, che indica le linee portanti di un articolato programma di intervento in molti delicati settori della vita pubblica italiana. Vertici politici e amministrativi dello Stato, apparati militari, magistratura, informazione, eccetera, secondo una filosofia di segno prettamente autoritario. Il 17 marzo 1981, a Castiglion Fibocchi, la Guardia di Finanza, su ordine dei magistrati milanesi titolari del procedimento penale contro Michele Sindona, sequestra una lista di 962 nomi di presunti iscritti alla loggia, tra i quali figurano esponenti del mondo bancario, magistrati, uomini politici, giornalisti e 195 ufficiali delle tre armi e dei servizi segreti, tra cui 12 generali e 8 colonnelli dei carabinieri, 8 ammiragli, 22 generali dell'esercito, 5 generali della Guardia di Finanza, 4 generali dell'aeronautica. Tra essi il capo del Servizio Segreto di Sicurezza Democratica, SISDE, il segretario generale del Comitato Esecutivo per i Servizi, uno dei capi del disciolto SID, il capo di Stato Maggiore della Difesa, 3 ex vicecomandanti dell'Arma dei Carabinieri, il comandante generale della Guardia di Finanza e il suo predecessore.
Nella relazione conclusiva della commissione parlamentare presieduta dall'onorevole Tina Anselmi è testualmente scritto che le liste sequestrate a Castiglion Fibocchi sono da considerare autentiche e attendibili. E tuttavia va detto che il giudizio espresso in relazione alla loro veridicità complessiva non esclude che talune affiliazioni risultino incerte o infondate e che non tutti gli affiliati possano ritenersi allo stesso modo responsabili delle azioni e dei progetti attribuiti alla loggia. Lo scandalo provocato dalla scoperta delle liste sorprende il paese. Il 7 maggio il presidente del Consiglio Arnaldo Forlani nomina un comitato di 3 saggi, composto da Vezio Crisafulli, Lionello Levi Sandri e Aldo Sandulli, per fornire elementi conoscitivi e critici sulle attività espletate dalla loggia P2. Il comitato, nelle sue conclusioni, prese a maggioranza, definirà la P2 una loggia assolutamente anomala. Tra enfatizzazioni e sottovalutazioni non di rado strumentali e nonostante la presenza di casi di documentabile estraneità, la P2 è per molti versi una realtà inquietante, specie quando è palese che le affiliazioni si annidano anche all'interno delle istituzioni. Nei mesi successivi verrà avanzata da più parti la tesi che gli aderenti alla P2 fossero assai più di 900. Lo stesso Gelli, in un'intervista all'Espresso del luglio 1976, affermò che gli iscritti erano 2.400. Si è parlato del Comitato Esecutivo Massonico di Monte Carlo, o Loggia di Monte Carlo, nella quale potrebbero essere transitati altri iscritti alla P2. Gelli, fuggito nel frattempo dall'Italia, viene tratto in arresto a Ginevra il 13 settembre 1982. In Svizzera ha depositato beni per circa 100 milioni di dollari che i magistrati congelano nell'ambito dell'inchiesta sul fallimento del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, in ordine al quale Gelli ha svolto delicate e non tutte chiarite funzioni mediatorie. Nella notte tra il 9 e il 10 agosto 1983, 10 giorni prima che le autorità elvetiche concedano l'estradizione, Gelli evade dal carcere di Chamdelon. La latitanza lo porterà, con ogni probabilità, in America del Sud. Il 21 settembre 1987 ricompare in Svizzera e si costituisce alle autorità ginevrine, alle quali dichiarerà di essere malato di cuore. Processato per essersi introdotto abusivamente in territorio elvetico, esce dal carcere il 17 febbraio 1988 ed è estradato in Italia, dove giunge in stato di arresto. Dall'estradizione, la Svizzera esclude i reati connessi al terrorismo e alle stragi, poiché li considera reati politici. L'11 aprile dello stesso anno ottiene la libertà provvisoria per motivi di salute. Nel dicembre 1987 la Corte d'Assise di Firenze lo aveva condannato a 8 anni di reclusione per i finanziamenti accordati ad esponenti della destra eversiva toscana, imputati per attentati ai treni sulla linea Firenze-Bologna. Alla fine del 1989, in appello, la Corte d'Assise, in seguito alla mancata estradizione per questi reati, dichiara la improcedibilità nei suoi confronti. Nel luglio 1989, a Bologna, la Corte d'Assise di primo grado lo condannava a 10 anni di reclusione per calunnia aggravata da finalità eversive. Il processo d'appello è ancora in corso. Tra le persone che figurano nelle liste della P2 c'è il vertice dei servizi segreti. Il generale Giulio Grassini, direttore del SISDE, il servizio segreto civile. Il generale Giuseppe Santovito, direttore del SISMI, il servizio segreto militare. Il generale Musumeci, capo dell'ufficio controllo e sicurezza del SISMI. Il prefetto Walter Pelosi, segretario del CESIS, il comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza. Lo scandalo che ne consegue investe tutto l'apparato. I dirigenti nei mesi che seguono vengono sostituiti, le strutture interne riordinate. Intanto si profilano e via via si precisano le responsabilità dei settori deviati.